fare brevemente, sono passaggi rapidi, però vorrei che voi li sapeste fare, perché dovete saper manipolare le equazioni di Maxwell. Vorrei ottenere delle equazioni per i potenziali in generale, cioè quello che ho scritto qua è la statica. Okay. Questa qua è la statica. S-T-A-I-I. Okay. Vorrei adesso scrivere delle equazioni per l'elettrodinamica, nel senso più ampio del termine, l'elettromagnetismo in generale, non in condizioni statiche, ma in condizioni in generale dipendenti dal tempo. E le equazioni le ricaviamo con calma. Le equazioni avranno questo aspetto, vi do il risultato e poi ci arriviamo. Allora, cos'è il Laplaciano? In coordinate cartesiane x, y, z abbiamo detto che il Laplaciano, voi potete pensarlo come il prodotto scalare dell'operatore Nabla per se stesso. E quindi in coordinate cartesiane e ortogonali x, y, z diventa questo operatore qua. Ok? Io adesso vi introdurrò un altro operatore che ha, questo è D'Alembert e questo è Laplaciano. Laplaciano con la L minuscolo, in onore del signor Laplace. E c'è un altro operatore in onore del signor D'Alembert. Questa è una E. Perché ho scritto in minuscolo? E si chiama D'Alembertiano, quindi non avrebbe la A maiuscolo. D'Alembertiano, credo che sia D'Alembert. E il simbolo è una specie di rettangolo col quadrato. Ed è questo. È il Laplaciano meno 1 sulla velocità al quadrato della luce derivata seconda rispetto al tempo. È una combinazione di operatori differenziali che appare sempre in elettromagnetismo. Lo capite perché c'è C, il velocità della luce. Ok, D'Alembertiano. E apparirà tutte le volte che avete a che fare con cose che ondeggiano. Quindi i meccanici, se mai studieranno le vibrazioni, la propagazione di vibrazioni attraverso materiali, troveranno il D'Alembertiano. Non troveranno la velocità della luce, ma troveranno la velocità del suono nel materiale. Quindi questo operatore qua appare ogni volta che discutete onde. D'accordo? Allora, le equazioni dell'elettromagnetismo in generale si scrivono col D'Alembertiano, perché vedete c'è la dipendenza del tempo, il Laplaciano non ce l'ha, il Laplaciano c'ha solo la dipendenza dello spazio. E le equazioni saranno queste. Prima di scrivere devo di nuovo dirvi che abbiamo due potenziali, due tipi di potenziali, abbiamo un potenziale scalare, e abbiamo un potenziale vettore. V è il simbolo del potenziale scalare in elettrostatica. A è il simbolo del potenziale vettore magnetico. Avremo due potenziali. In generale, il potenziale elettrico non viene scritto con la V, perché la V è il simbolo riservato alla statica, e useremo una lettera Φ. Quindi avremo due potenziali. Φ, che è il potenziale scalare, e A è il potenziale vettore. Ricordatevi che Φ nel contesto elettrostatico si indica con la V. In generale qua lo scriverò Φ, V è riservatissimo all'elettrostatica. Le equazioni, quindi io scriverò adesso due equazioni, perché ho due equazioni, ne ho uno per il potenziale scalare e uno, in realtà sono tre equazioni queste, non vi pare, perché è un vettore questo. Quindi ho un'equazione scalare e un'equazione vettore, quindi in realtà tre equazioni.
per il potenziale scalare, per il potenziale vettore. Dovrò scrivere due equazioni in generale, saranno queste. Il laplaciano di phi, il potenziale scalare elettrico, sarà uguale a meno, è il laplaciano di A, sarà i gessi proprio uno più brutto dell'altro. Questa nella condizione, avendo la scelta, fatta la scelta che sarà diversa da quella là, la scelta che la divergenza di A più 1 su C quadro della derivata parziale di phi rispetto al tempo uguale a 0. Questa si chiama la gauge, la gauge di Lorentz. Quindi ci sarà una forte analogia, guardate la somiglianza delle equazioni, sono molto simili, no? Vedete? Guardate l'equazione del potenziale scalare, questa è l'elettrostatica, quello è l'elettromagnetismo, l'elettrodinamica. Ha lo stesso aspetto, solo che invece di essere il laplaciano è il lambertiano. E questo ha lo stesso aspetto della magnetostatica, solo che non è statica, eh? Questo non è il laplaciano, è il lambertiano. Però queste equazioni hanno lo stesso aspetto, facendo una opportuna scelta. La natura non è maligna, ma è, non è matrigna, ma è benigna, e ci permette di imporre quella scelta, come qua avevamo la possibilità di imporre questa scelta in modo che l'equazione della magnetostatica rassomigliasse a quella. Va bene? Questo è dove voglio arrivare. Ok? Voglio fare i passaggi, sono semplici. Pronti? Cancello, dall'Lambertiano di nuovo, perché salta fuori dall'Lambertiano? Il dall'Lambertiano salta fuori ogni volta che avete a che fare con la descrizione della propagazione di un'onda. Quindi quando vedete questa cosa qua, vuol dire che la vostra disciplina, la cosa che state studiando, il comportamento elastico di un solido, il comportamento dei campi elettromagnetici, onde, se appare questa equazione dovete subito dire onde. Adesso, nelle prossime ore, vi farò fondere. Questo è quello che voglio fare. Cancello e facciamo il passaggio. Anche oggi ho un terribile torcicollo perché su da me è sceso a 6-7 gradi. I miei figli sono a casa con la febbre. Io pure non sto molto bene, ho un mal di gola e ho un torcicollo che ho preso l'altro giorno col freddo e l'umidità che è scesa. Com'è stato qua il tempo? Brutto. Però su da me sta ancora piovendo stamattina. Invece qua c'è una bella giornata. Quindi sono un po' rigido sul lato destro. Allora, cominciamo con l'equazione di Maxwell, un attimo perché devo avere gli appunti pronti perché l'ho fatto l'altro giorno in treno questo e non ho una buona memoria. Va bene. Prima scriviamo l'equazione di Maxwell in forma differenziale. Quali sono? Questa è l'equazione di Gauss del campo elettrico. Questa è l'equazione di Gauss del campo magnetico. Questa cosa mi dice? Mi dice che il campo elettrico diverge non appena ho delle cariche. Che le cariche sono delle sorgenti di linee di campo. Quando ho una carica positiva ho linee di campo che escono dalla carica positiva. Quando ho una carica negativa le linee di campo elettrico convergono sulla carica negativa. Quando non ho cariche in giro, quando sono nella zona dello spazio dove cariche non ci sono, invece la divergenza è zero. Il campo magnetico, la divergenza è sempre zero, vuol dire che non esistono l'equivalente di una carica magnetica. D'accordo?
Questo matematicamente si può scrivere in maniera del tutto equivalente all'affermazione che il campo B può essere espresso come il rotore di un potenziale vettore A, che si chiama il potenziale vettore magnetico, che genera B. Un'altra equazione è che abbiamo la legge di Faraday, che dobbiamo cominciare già da oggi un po' a discutere. Questa è la legge di Faraday, Lenz, Neumann, se sia o meno. Poi abbiamo la legge di Ampere-Maxwell, che ci dice che il rotore di B è uguale a mu0 J0, J, che è la densità di corrente. Poi abbiamo mu0 epsilon 0, la derivata parziale di E rispetto al B. Allora, vediamo un attimo. Facciamo una cosa. Prendiamo questa espressione qui e la metteremo sia qua che qua. Facciamo prima qua e vediamo cosa viene fuori. Qualcosa di interessante. Quindi abbiamo che la legge di Faraday-Lenz ti dice che il rotore di E è uguale a meno la derivata rispetto al tempo di B, e B la stiamo scrivendo, essendo solenoidale, come il rotore del suo potenziale vettore. Okay? Per il teorema di Schwarz, cosa sono queste qua? Queste sono derivate rispetto allo spazio, no? Nel rotore voi fate la derivata parziale rispetto a x, rispetto a y, rispetto a z. Avete quella famosa determinante formale che svolgerete con la regola di Cramer, bla 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 bla, però sono derivate rispetto allo spazio. Qua ho una derivata rispetto al tempo. Quindi io avrò derivate seconde del tipo, per esempio, la derivata seconda, di questo tipo, no? Dove ho derivato prima rispetto a x e poi derivo rispetto al tempo. E per il teorema di Schwarz questo può essere è completamente equivalente a fare derivata rispetto al tempo prima e poi rispetto a x. Posso invertire l'ordine di derivazione, che equivale a dire che io posso portare questo operatore derivato rispetto al tempo sotto l'operatore Nabla. Convincetevi, venite all'orale convinti di questo. Se io vi chiedo, me lo verifichi, voi lo verificate. Questo può essere scritto come il segno meno, rimane allo stesso posto, come il rotore della derivata di A rispetto al tempo. Okay. Questo è per il teorema di Schwarz. Credo che si scrive così. Convincetevi che questo è vero. Come? Scrivete il rotore, poi fate la derivata parziale rispetto al tempo, cioè fate questa cosa qua, derivata rispetto al tempo del ux, uy, uz. Qua farete derivata su x, derivata su y, derivata su z, ax, ay, az, ok? Questa roba qua sotto è il rotore di A. Quindi fate la derivata e convincetevi che questa cosa qua, quando la espandete e usate Schwarz, potete riscriverla così. Ok? Quindi l'equazione di Faraday la scrivo così. Voglio scrivere solo questo. Questo è un passaggio. Quindi a dove siamo arrivati? Al rotore di E uguale meno il rotore della derivata di A rispetto al tempo. Siamo arrivati qua. Questa è l'equazione di Faraday usando il teorema di Schwarz e usando il fatto che B è solenoidale. Quindi questa equazione qui, per il momento dovete tenere presente che è la combinazione di questa, magari gessi colorati, di questa e questa, ok? Li abbiamo combinati assieme per avere questa qua. Adesso cosa faccio? Porto questo a destra sulla sinistra.
E l'operatore, l'operazione di prodotto vettore è lineare, quindi io posso scrivere così. Beh, intanto gli porto questo di qua, quindi faccio sti gessi terribili, terrible. Ho fatto un passaggio banale per ora. Questo cos'è? È uno 0 o uno 0 vettoriale? È uno 0 vettoriale quello, eh? L'equazione dei vettori. Adesso l'operazione di prodotto vettore è lineare. Cioè questa equazione qua la posso benissimo fare così. Banale. E qua voi dovreste subito saltare sulla sedia. Ah, che bello! Perché? Qualcuno? Cosa potete concludere? Che questo campo qui, non so, dategli un nome, lo chiamiamo, non so, G. Il campo G è irrotazionale! E quindi, cosa potete scrivere? G, potreste scriverlo, i campi irrotazionali possono essere generati da che tipo di campo? Scalare. E quindi E più derivata di A rispetto al tempo può essere generato da un campo scalare, e quindi la scriviamo così. Visto che siamo fisici, insistiamo a mettere il segno meno, che ci piace tanto, il gradiente di un campo scalare, e il campo scalare la chiamiamo phi. Proprio perché questo è irrotazionale, quindi E più derivata di A, questo c'ha il rotore nullo, irrotazionale, noi possiamo fare questo. E quindi possiamo fare questo, che il campo elettrico è uguale a meno il gradiente di phi meno la derivata di A rispetto al tempo. Quindi questa deve essere una grande lezione, grandissima lezione. Questa qua è equivalente a mettere questo e questo assieme, mettendo questa equazione, ovvero questo, che è la stessa cosa, e questo assieme concludiamo questa. E questa è la relazione generale del campo elettrico. Non è vero che il campo elettrico è uguale sempre a questo. Questo è solo in elettrostatica. Solo in elettrostatica il campo elettrico è il gradiente, cambiate il segno, del potenziale elettrostatico. Solo in elettrostatica il campo elettrico è il gradiente di un campo scalare, perché in generale il campo elettrico servono due potenziali, serve uno scalare e serve proprio quello che è il potenziale magnetico. Quindi questa è la relazione generale, che si riduce a questa quando siete in condizioni statiche, perché quando siete in condizioni statiche questo pezzo non c'è. D'accordo? Questo phi si chiama il potenziale elettrico, non elettrostatico. La parola elettrostatica si riferisce all'elettrostatica. Si indica il potenziale elettrico con la phi, non con la V, però si misura in volt su metro. In generale il campo elettrico è generabile da due potenziali, uno scalare e uno vettore, e questa è l'equazione che va tatuata sul vostro corpo. Sappiate fare questo passaggio, è semplice,
ed è basato solo sia sulle equazioni di Maxwell che dovete conoscere, sia sul teorema di Schwarz, sia su questo bellissimo teorema, no? Che abbiamo dimostrato con una certa fatica, quindi siete responsabili che si possa dire. Ok? Va bene, andiamo avanti. Per ora abbiamo preso questa equazione, e l'abbiamo sbattuto qui. Adesso prendiamo questa equazione e la sbattiamo qua. E vediamo cosa viene fuori. Ma prima di far quello, facciamo una cosa, un passaggio intermedio, che ci servirà dopo, e non voglio dimenticarmi di farlo. Prendiamo questo risultato, prendiamo questo risultato e lo sbattiamo qua. Ok? Prima facciamo questo, così abbiamo un risultato intermedio. Quindi abbiamo la divergenza di E, che E è uguale a quella roba là. Questo passaggio che sto facendo, è l'analogo che avevamo fatto tempo fa quando avevamo ottenuto questa equazione. Vi ricordo brevemente, perché così dovete capire come questi passaggi li abbiamo già fatti. C'è una novità qua, c'è la dipendenza del tempo, ma la strategia è, l'abbiamo già fatto. Quindi di nuovo, ogni occasione per ripassare. Come era stato ottenuto questo? Questa è una domanda da 20 o 21. Mi dica l'equazione di Poisson, e uno magari lo sa. Da dove è salta fuori? Non deve saperlo, tira fuori, no? Allora, da dove nasceva? Nasceva dall'equazione di Gauss, dalla legge di Gauss, e nasceva dal fatto che il campo elettrico era irrotazionale, quindi il campo elettrico aveva il rotore uguale a zero, e questo era equivalente a dire che il campo elettrico era generabile da un campo scalare, che chiamavamo V. Quindi prendevamo questo risultato e lo sbattevamo qua. Ricordate? E avevamo, per l'appunto, questa era la strategia, voglio rifarla. Presa questa espressione, voglio sbatterla qua. Presa questa equazione, voglio sbatterla là. Sto facendo esattamente la stessa cosa, per ottenere qualcosa che dovrà rassomigliare o sarà una generalizzazione dell'equazione di Poisson, no? Vediamo dove ci porta questa strategia. Eccola qua. Quindi, qua abbiamo il Laplaciano, no? Perché cos'è il Laplaciano? È Nabla prodotto scalare Nabla, quindi abbiamo il Laplaciano di Φ, poi abbiamo meno la divergenza di questo. Ok? Uguale Rho sulla risoluzione. Va bene? Schwarz. Questo qua, convincetevi che queste sono derivate rispetto allo spazio, questa è derivata rispetto al tempo, quindi di nuovo avrò derivate seconde miste, derivate rispetto al tempo, poi derivate allo spazio, ma posso invertire l'ordine, posso fare la derivata prima rispetto allo spazio e poi rispetto al tempo, che equivale a portare questo operatore qua sotto, quindi questa equazione diventa così. Ok? Va bene? Teniamolo da parte questo. Dove la posso scrivere? La scriviamo in... Non fatemela cancellare, eh? Non fatemi cancellare questo. La smania di darmi spazio. Non voglio cancellare questo. Adesso riprendo. Prendo questa via e la sbatto qua. Quindi prendo questo e lo metto qui, quindi ho il rotore
di A mu 0 J più mu 0 epsilon 0 derivata di E rispetto al tempo. Di nuovo questo teorema l'abbiamo dimostrato l'altro giorno. Dobbiamo battere il ferro finché è caldo, così non dimenticate il teorema. Cosa diceva? Cos'era il rotore del rotore di un vettore? Era il gradiente, questo era il gradiente della divergenza di A, giusto? Meno il laplaciano, giusto? Ok, questo posso ormai cancellarlo. Allora, cosa sappiamo? L'ho cancellato, però è un'equazione che so. Sappiamo che vedete che appare la E qua? La E abbiamo appena visto come si può scrivere, no? La E è uguale a meno il gradiente del potenziale scalare meno la derivata di A rispetto al tempo. Quindi questa la sbattiamo qua. Cosa faremo qua? Ovviamente espandiamo questo agirà su questo e poi agirà su quello. Posso far subito o preferite che trascriva? Posso manipolarlo subito o vi perdete? Meglio che vada avanti, no? Ai ai ai. Allora, qua c'ho il segno meno, quindi questo diventa meno qua, meno epsilon 0, mu 0. Permettetemi, io d'accordo, lo espando questo, ma permettetemi di invocare subito Schwarz, no? Quindi, qua devo fare la derivata rispetto al tempo del gradiente di phi. Di nuovo farò il gradiente della derivata, quindi faccio il gradiente della derivata di phi rispetto al tempo. Cioè ho usato Schwarz qua, eh? Ho scambiato, ho portato la derivazione del tempo, se volete, al di là dell'operatore spaziale. L'operatore spaziale è l'operatore Nabla. D'accordo? E il segno meno, eccolo qua. Poi avrò questo segno meno. E guardate questo, questa è la derivata rispetto al tempo della derivata rispetto al tempo. Quindi è una derivata seconda pura rispetto al tempo. Ok? Allora, vedete qua? C'è il gradiente di uno scalare. Dove c'è un gradiente di là? È il terzo termine. Questo è il gradiente di uno scalare. Phi è uno scalare. Quindi questo è un gradiente di uno scalare. Questo è il gradiente di uno scalare. Prendo questo pezzo col suo segno meno e lo porto di qua. Quindi e li metterò assieme. Quindi avrò, facciamo prolissi prima. Lascio questo per il momento. E avrò la mu 0 J. E ho ancora questo pezzo qua. Ok. Gradiente di uno scalare. L'operatore Nabla è lineare.
questi due li posso mettere sotto una stessa, posso fare il gradiente di una parentesi che è la somma di questo più questo. Bene a dirvi il risultato prima, se no vi avrei già perso. Sono tanti passaggi, ma non sono difficili. Adesso devo trovare spazio sull'altra lagna. O qua, cancello qua, va bene, riporto qui. Non sono difficili questi passaggi. Chiaramente questa domanda, questi passaggi sono per persone che hanno già un voto alto in tasca e vogliono mirare al voto massimo. Però il risultato sì, non sono difficili, quindi in teoria una persona che sta andando un po' maluccio può riscattarsi, se lo sa. Quindi voglio riprendere questo e voglio discutere questo pezzo qua prima, questo pezzo qua. Ok? Io sostengo, intanto per semplificare un po', perché vi ho già detto, poi oggi vi voglio convincere, che epsilon 0 mu 0, guarda caso, se prendete il valore 8,85 punto per 10 alla meno 12 farad su metro e lo moltiplicate per mu 0, 4 pi greco per 10 alla meno 7 henry su metro, viene fuori 1 sulla velocità al quadrato, velocità della luce al quadrato, cioè numericamente viene proprio 1 su C4. Questo ha le dimensioni, questa roba qua ha le dimensioni di un tempo al quadrato diviso lunghezza al quadrato e numericamente ha proprio il valore di C. Quindi se volete questa qua potete già scrivere 1 su C4, questo potete scrivere 1 su C4, d'accordo? Allora, io sostengo che la natura, benché tante volte ci sembra matrigna, in realtà è benigna e ci permette di fare una scelta, di imporre se lo desideriamo, non siamo obbligati, è una libera scelta, abbiamo la scelta di poter eliminare questo pezzo. Perché possiamo imporre che la roba all'interno del quadrato, questa roba che evidenzia magari in giallo, questa roba, pensavo che fosse giallo, questo è gesso giallo, questa roba qua, se lo desidero, ho l'opzione di imporlo uguale identicamente nullo. Questa scelta, questa imposizione, questa equazione ausiliaria, quindi equazione ausiliaria, a me sono concesso che si scriva così, che è una libera scelta, va ricordato questo, di dire posso imporre che la divergenza di A più a 1 su C quadro della derivata di phi rispetto al tempo, posso dire che questo è uguale a 0. E quindi la mia equazione, piuttosto di scriverla, la cancello, va bene? Scrivetela voi sotto, cosa diventerà? Con questa scelta, questa equazione, questo pezzo sparisce e mi rimane questo. D'accordo? Ok, quello che farò per ottenere la risposta parziale, perché io avevo detto che erano due equazioni, uno col De Lambertiano di Φ e l'altro col De Lambertiano di A. Questo che sto per ottenere è l'equazione di A. Dobbiamo ancora riprendere quella di Φ. Io posso ottenere la risposta finale, che è quella a cui stiamo mirando, il De Lambertiano di A uguale a meno mu 0 J, se guardate gli appunti. Cosa facendo? Mettendo questo il segno più qua, questo diventa ovviamente meno, tutto questo lo porto di qua, perché poi questo diventa meno, lo porto di qua,
aspettate che forse ho fatto confusione con i segni, non fatemi fare errori. Questo c'ha il segno meno, d'accordo? Questo c'ha ancora più, qua c'è il segno meno. Quindi quello che voglio fare è di portiamo questo di là e questo di qua. Ora, quindi facciamo che il da Lambertiano, il Laplaciano di A meno 1 su C quadro della derivata seconda di A rispetto al tempo, quindi porto questo di là e questo di qua diventa meno mu0 j, e questa è l'equazione del potenziale vettore A, vedete? Che è il da Lambertiano di A uguale mu0 j, perché questa combinazione appare così spesso che la gente lo scrive così, come il Laplaciano meno 1 su C quadro la derivata seconda rispetto a T come operatore che agisce su A uguale meno mu0 j, ok? Questo operatore appare così spesso che la gente l'ha chiamato il da Lambertiano, va bene? Quindi abbiamo ottenuto l'equazione del potenziale A con questa scelta qui. Con questa scelta qui, questa equazione che è nel riquadro bianco è l'equazione, avendo scelto questa qua, deve essere chiaro, questa libera scelta, questa scelta qua si chiama la gauge di Lorentz, lo stesso Lorentz ha delle trasformazioni di Lorentz della relatività di Einstein. Notate che c'è la T Lorentz da non confondere con quest'altro Lorentz, che è un famoso etologo che ha studiato il comportamento degli animali. Qualcuno ha mai sentito parlare di questo Lorentz qua? C'è la famosa foto di lui che è in acqua, la bella barba, certi capelli, bella barba bianca, con due papere che lo stanno baciucchiando perché lui li ha visti appena nati, e l'imprinting, no? Avete mai sentito parlare di questo? Beh, non siete niente! Lorentz! Perché dico questo? Perché l'altro giorno un mio collega non è un fisico, l'ha scritto male e aveva fatto confusione con il nome, con la T. Adesso non devo dimenticare questo perché mi serve per tirar fuori l'equazione del D'Alembertiano di Φ. E allora ho bisogno di spazio. Ma il passaggio è banale, no? Usate questa! Usate la condizione di Lorentz per manipolare questa in modo che venga fuori da Lambertiano. Fatelo mentre io cancello. Cioè l'equazione che deve apparire sul vostro quaderno è questa. Voi dovete ottenere, prima trascrivo questo qua su, la Laplaciano di A meno 1 su C quadro e l'equazione che deve apparire di Φ deve avere lo stesso aspetto. Cavatelo fuori, coraggio, tiratelo fuori da questo riquadro giallo e dalla condizione di Lorentz. Fatelo, adesso, non aspettate me, se aspettate me perdete l'opportunità di verificare se siete all'altezza di questi passaggi. Se state là passivamente in attesa che lo faccia io, commettete un grave errore, molto disimplicativo, dovete cercare di ottenerlo voi. C'è gente che non ha nemmeno una matita in mano. Potrei dire si ricava e non farlo io. Prendete questa, che è l'equazione, e usando questa condizione manipolatela in modo da ottenere quello, è banale, no? Cosa avete qua sotto? Questo signore qua
la divergenza di A nella condizione di Lorentz, Lorentz. Questo qua, eccolo qua. Quindi questo è uguale a questo cambiato di segno. Questo è uguale a meno 1 su C quadro derivata a seconda di qui. No, scusate, qua non c'è, sto pensando già al risultato. Questa è la condizione di Lorentz. Quindi quando sostituite questo con questo, avete la derivata di tempo di qualcosa che è già derivata rispetto al tempo, quindi avete la derivata seconda rispetto al tempo. Banale, no? Se banale. Triviale. Il messaggio è che queste sono le equazioni dell'elettrodinamica, avendo però scelto di dire che la divergenza di A più 1 su C quadro, la derivata di Φ rispetto al tempo, è uguale a 0. Questa è la scelta di Lorentz. Siccome la parola gauge è brutta, chiamate la scelta di Lorentz. Una parola che, se eravate fisici, riappare tante volte nella fisica teorica, la parola gauge, e voi è probabilmente la prima e ultima volta che la sentirete, quindi potete anche risparmiarvi di dirla. La scelta di Coulomb, la scelta di Lorentz, la scelta di un'equazione ausiliaria. La parola gauge è un nozionismo. Per voi lo è, va bene? E veramente notate la formidabile somiglianza con l'equazione della statica, che sono, come ho esordito all'inizio della lezione, così. E qua la scelta di Coulomb era che la divergenza di A è uguale a 0. La scelta va bene? Questa è la statica e questa è la dinamica, nel senso che tutto si muove. Ok? Hanno veramente una fortissima analogia a queste equazioni. Qua c'è la derivata seconda rispetto al tempo e quindi questi sono chiamati anche ad lambertiani. Che ore sono? Ok, preferisco fermarmi qua piuttosto di, perché non mi bastano 10 minuti per fare quello che voglio fare, quindi facciamo 10 minuti di pausa.